Benvenuti per chi mi conosce, benvenuti per chi non mi conosce. Io ho 65 anni, penso che presto sarà finito il mio compito su questa terra, perché se mi guardo indietro, lunedì ho fatto 30 anni che lavoro in ospedale, 30 anni che faccio il prete di ospedale e mi sono accorto che è passato così in fretta, quindi certo sono arrivato soprattutto dopo 30 anni lavorando in ospedale ad alcune conclusioni e questa sera cerchiamo di fare appunto questa riflessione che ci aiuti a capire una cosa. Non so, qui a Modena, ma da noi a Torino è piovuto per 2 giorni e io vedevo la pioggia scrosciare, sentivo le immagini e vedevo le immagini alla televisione di smottamenti e dicevo, ma che strano che la gente non pensi che ha una fortuna, che sta arrivando dell'acqua gratis, che si stanno riempendo i nostri pozzi, le nostre falde, e perché nessuno ringrazia? Secondo, ho pensato, che strano, ci sarà qualcuno che sta dicendo adesso la incanalo, adesso la deturpo, adesso la vendo, adesso la devio, adesso... I furbi hanno subito pensato che cosa farne di quell'acqua a loro piacimento o a loro interesse. Ma c'è qualcuno che ha ringraziato, che senza nessun merito nostro ci siamo trovati milioni di cubi d'acqua? Allora, parto da questo, perché? Perché credo che siamo arrivati con la società al limite. Chi mi conosce sa che io non penso che stiamo vivendo una situazione peggiore di secoli passati, ma è molto semplice. Una volta l'imperatore faceva la doccia 2 volte al giorno, l'imperatore, forse anche il valvassore, il valvassino, la sua amante, sua moglie, sua mamma, le sue figlie, i suoi figli. Cos'è successo? Che il 10 dicembre 1948 l'umanità è giunta ad una grande, inaspettata, meravigliosa definizione della vita. Nella vita ci sono esseri che hanno tutti uguali diritti e dignità. Capite che tra poco rimarremo senza acqua, perché tutti si sentono imperatori. Perché tutti hanno diritto di fare 2 volte al giorno la doccia. Quindi noi oggi abbiamo l'impressione che le cose sono peggiorate, ma non sono peggiorate, è solo che quello che prima era un privilegio di pochi, adesso è diventato un privilegio di tutti. Ecco che viene forte la frase di Madre Teresa, che è un po' il titolo di questa conferenza: la vita è un sogno, realizzalo. Mi piace così tanto questa parola, che ne ho paura, perché se voi parlate ai vostri giovani, ai nostri figli o ai nostri genitori, per non parlare di noi qui presenti, tutti hanno dei sogni. E Madre Teresa dice, realizzalo tu, non chiedi che qualcuno te lo realizzi. L'imperatore, i suoi sogni, chiedeva che dei soldati morissero, si facessero sterminare, bruciati vivi, per realizzare i suoi sogni. Avete visto che abbiamo imparato dall'imperatore? Questo è il problema di oggi. Tutti, che si chiami Ratzinger e che si chiami Don Sergio Messina, tutti, a meno che non fanno un grande sforzo, dicono, vabbè, basta che tu realizzi, mi aiuti a realizzare i miei sogni. Invece è questo l'errore, perché ci sentiamo tutti imperatori, tutti architetti. Chi fa il muratore? I romeni. Capite qual è il problema? Allora, la vita è un sogno. 5 minuti in silenzio. Qual è il tuo sogno? Scrivilo. E poi cosa fai per realizzarlo? Non posso, c'è Berlusconi che va con le escort. Ma cosa ti interessa Berlusconi? Purtroppo li ha realizzati, solo che se è vero che va con le escort, non lo so. Che brutti sogni sta realizzando. I tuoi sono più belli? O è quello di fare il bagno 3 volte, visto che l'imperatore la faceva soltanto 2 volte? Allora, proviamo a districarci in questa riflessione, molto serena, il mio modo di parlare, per chi mi conosce sa che è sempre molto chiaro, preciso, duro, ma tutto l'opposto, magari facendo 3 volte la doccia fossi contento, magari. Questo è il problema. Non puoi essere contento se non dai agli altri gli stessi diritti che chiedi a te. Questa sarà la conclusione. Il mondo ha un sogno, che io do agli altri gli stessi diritti che pretendo per me. Diventa un paradiso questa terra.
Sei disposto a dare agli altri gli stessi diritti che pretendi per te? Incamminati su questa strada, realizza questo sogno. Ma l'imperatore non ha mai voluto fare così. E l'unico che aveva sul pezzo di legno sopra la testa re dei giudei ha detto tutto l'opposto. Ha detto tutto l'opposto. E difatti l'hanno ucciso. Conosco un po' la storia, sono laureato in storia, mi interessa. Vengo a scoprire che Vittorio Emanuele II, famoso per la bella Rosin, per tutte le altre donne, per le escort, l'imperatore, era lecito avere le escort. Uguale, niente di nuovo, solo che quando è morto ha lasciato 36 milioni all'erario italiano di debito. Perché gli hanno fatto il funerale in chiesa? Perché rubare non è un peccato. La vita è un sogno, realizzalo. Io preferirei così, con tutto rispetto per Madre Teresa, non contro Madre Teresa, io farei un'altra poesia che prende lo spunto dal «La vita è un sogno, realizzalo». Direi, me lo sono segnato, «La vita è un'opportunità». Sfruttala, la vita è una opportunità, sfruttala. È chiaro, i miei studi mi hanno portato a sapere, perlomeno a capire, che molti non ci arrivano. Facciamo un piccolo passo indietro. E se Dio desse a tutti la salvezza, a Hitler come a Pol Pot, a Madre Teresa come a Don Sergio, a tutti, indistintamente, la salvezza ve la do a tutti. D'altra parte, un giorno che cosa ha detto il mio maestro, che spero che sia il vostro? Si fa più festa per Hitler che si pente che per 99 Madre Teresa che arrivano in cielo, che non hanno bisogno di conversione. Quindi direi che sono tranquillo. Beh, immaginate che tutti, purché si pentano poco, come io credo, vanno in cielo. Allora, immaginate, come io credo, che Dio ha detto, però come vengono i tuoi figli non dipende da me, dipende da te. Dove te? Noi, umani. Se non ho il buon di motta piuttosto che quei tali tarallucci, non mangio. Quindi comincia, ma mangia, ma per favore, ma comincia, ma dai, e fallo per me, e ti compro questo. E se questo dipendesse da noi? Avete visto che stupidità ci hanno insegnato da bambino? Che le cose che succedono qui dipendono da lui. Ma da lui dipende l'amore, che tutti quelli che sono suoi figli rimarranno suoi figli per sempre, per l'eternità, purché si pentano un pochettino, e c'ha tutta l'eternità di tempo perché uno si penta. E invece qui dipende da noi, non che lui se ne va in vacanza, ma lui fa quello che fanno i genitori con un figlio. Se a un certo punto vuole sposarsi una ragazza che a loro non piace, ma sei contento? Sono contento, ma non sai quello che dici? Sono quello che dico. Cosa volete che faccia Dio con Vittorio Emanuele II? Cosa volete che faccia? Allora, se la vita è un'opportunità, sfruttala, se la vita è un sogno, realizzalo. È chiaro che dobbiamo partire da questa premessa. E dipende da me questo mondo, sì, da Sergio Messina. Se Sergio Messina fosse diverso, se ci fosse al posto di Don Sergio Messina cappellano a Villa Cristina, se ci fosse Madre Teresa, Villa Cristina sarebbe così. Quindi dipende da me, dipende da me. Ma quando c'era Gesù, ti toglieva i demoni che hai in testa, e io non sono capace. Sfruttava l'occasione, perché guardava la gente negli occhi e gli diceva: ma guarda che tu hai un blocco dentro di te, credi di essere il centro dell'universo, ma la smetti. E difatti c'era uno che si chiamava Simone, e come lo chiama? Mica Pietro, sapete, lo chiama testa dura. È facile tradurlo pietra, così è stato costruito sulla pietra, ma sulla testa dura Gesù ha detto una cosa e noi facciamo tutto l'opposto. Come chiama Giacomo e Giovanni? Boanerges, che in aramaico vuol dire figli del tuono, catastrofici, io quello lo uccido, quello lo ammazzo, quello lo faccio fuori, quello. I cattolici di oggi non fanno altro che fare questo tipo di discorsi. Come lo chiama Tommaso? Didimo, doppio. Giano bifronte, dici una cosa ma ne pensi un'altra, a uno fai una faccia, ma sta parlando dei cattolici di oggi. Allora, la vita, dai, è un'opportunità, sfrutta.
La vita è un sogno, realizzalo. Se non lo faccio io, non lo fa nessuno. Altri, voi farete quello che state facendo, meraviglioso, ma manca il mio mattone, crolla il mondo. Allora che cosa vuol dire? Che io sono angosciato? No, non sono angosciato assolutamente, ma riconosco che se il mondo va male, la responsabilità è solo mia. Perché quando avrei fatto tutto, dice il mio maestro, dite ho fatto solo il mio dovere, sono un servo inutile. Allora ho pensato, come faccio a dire alcune di quelle cose che credo, così molto semplicemente, non guardate il mio tono, il mio tono è sempre così, anche in predica io ho l'impressione che bisogna essere chiari. Quindi se batto sul tavolo non è assolutamente per dire che schifo che siete, è tutto l'opposto. Dai, dai! In piemontese c'è una bella parola che dice ma che darmagi, e darmagi vuol dire ma che peccato, non hai fatto nessun peccato, ma che peccato che tutte le sere alla televisione tutti sono lì con sto bicchiere maledetto, arrivi a casa, gli americani ci hanno insegnato che croc, ma che strano, ma che brutto, ma che peccato, che per tirarmi su devo prendere un bicchierino di alcol sapendo che quel bicchierino di alcol mi uccide 10.000 cellule cerebrali. Che peccato. Allora l'economia, ma scusami, se il giorno lavoriamo tutti di meno, guadagniamo tutti di meno, ieri ero all'ospedale grande di Torino, al Mauriziano, a parlare in un corso di formazione all'Anapaca, faceva così caldo che io ero vestito così, ho chiesto per favore aprite le finestre, era tutto l'inquinamento che ieri sera la mia conferenza ha portato, 2 ore in cui io ho parlato e con le finestre aperte, perché si moriva, e quell'inquinamento chi lo paga? Non ho detto chi paga il riscaldamento, perché quello è evidente, ma chi paga l'inquinamento? Allora, la vita è un sogno, sfruttalo, la vita è un'opportunità, realizzala. Prendiamo la frase di Don Sergio, la frase di Madre Teresa insieme, e che sia un sogno, benissimo, che è un'opportunità, per me è più un'opportunità, per te magari è più un sogno, va benissimo, per te realizzalo, per me sfruttalo, dai, bugiati, si dice in Piemonte, e muoviti. Che brutto vedere i nostri ragazzi che preferiscono lo stipendio al lavoro, perché il mio maestro ha detto che bisognerebbe preferire il lavoro allo stipendio. Guardate che per tanto tempo hanno fatto questioni sulle radici cristiane, ma nessun papa ha mai capito niente delle radici cristiane. Perché? Sei arrivato tu da Torino, hai capito, chiedo scusa della frase senza senso. Perché? Che cosa vuol dire radici cristiane? Che cosa vuol dire? Perché le radici cristiane sono, è più importante il lavoro dello stipendio. Quindi io posso stare senza stipendio, ma non posso stare senza lavoro. Non guardatemi con quella faccia, perché è vero, perché se non lavoro berrò di più, fumerò di più, pettegolerò di più, mi deprimerò di più, mentre senza stipendio... Guardate i giri del campo, non vestono, non mietono, ma neanche la regina di Saba era vestita come loro. Forse io sono un po' estremista, ma siccome mi vesto da 37 anni con quello che gli altri buttano via, io vi posso dimostrare che si può vivere anni nelle nostre società senza comprare vestiti. Quanti soldi ho risparmiato? Beh, credo che un pozzo in Africa, 15.000 euro... li ho risparmiati di vestito, quindi non me li sono tenuti quei soldi, li ho messi in circolo. Forse ho impedito ad una persona che venga a Torino sfruttata 600 euro una topaia. Questa è l'opportunità che bisogna sfruttare. Perché? Perché Dio non ci castigherà mai, non vi preoccupate, non è un problema dell'aldilà, è un problema dell'aldiquà, perché qui dipende da me. Il giorno che Dio castiga Hitler di là, ma a me cosa mi interessa? Ma che sono così stupido, così perfido, che sono contento anch'io quando passerò una martellata in testa, una martellata sul dito, ma mi sembra logico. Invece questa vita dipende da noi,
Allora che cosa ho fatto? Beh, intanto vi cito una bella frase, era nel mio commento al Vangelo, ho scritto 3 libri di commento al Vangelo, perché secondo me tutto parte da lì, non conosciamo il Vangelo e poi magari, ripeto, prima ho detto, parliamo di radici cristiane, ma se non sai neanche che Gesù ha detto, per esempio, Luca 12,36, di ogni parola inutile ti sarà chiesto conto. Sapete cosa dice il Maestro? Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. C'è qualcosa che non funziona, la vita è uno schifo, disprezzala. Ma chi ci ha insegnato queste cose qua? I nostri genitori, con le migliori intenzioni, sia ben chiaro. Ci hanno detto, oh, devi guardare quelli che vestono bene, devi essere all'altezza. Ma che cosa è successo? Che rivoluzione stupida del cavolo è venuta su questa terra, per cui io mi devo preoccupare che il mio bambino a colazione, se non c'è quel tal biscotto, lui non mangia, vuol dire che non ha fame. Mi voglio spaventare? Sì, no, non mi voglio mica spaventare, ci mancherebbe. Mi hai ingannato. Mi hai ingannato per tutta la vita. Mi hai raccontato che gli angeli hanno portato l'albero di Natale, che Dio risponde ai desideri dei bambini, e questa è una bugia. L'albero l'ha battuto lo zio e i regali li hai comprato tu. E Eric, 9 anni, figlio di un ebreo del ghetto di Varsavia, figlio di una signora tedesca cattolica che ha sposato questo ebreo, vede suo padre morire nel ghetto di Varsavia, dove morirono 450.000 persone. E poi la mamma riesce, attraverso amici, a uscire dal ghetto e ad andare in campagna, dove riprende in casa di amici una vita in qualche maniera serena. Arriva Natale, che cosa dice? Oh, quest'anno Gesù bambino ci darà l'albero di Natale, ci darà i regali, guardate il bambino, guardate il bambino. Perché invece di darci i regali adesso non ce li hanno dati quando eravamo nel ghetto? Lì nel ghetto tutto era terribile, nessuno pensava a noi, nessuno liberava i bambini dal rifugio, nessuno ci dava da mangiare quando piangevamo perché ci faceva tanto male la pancia. Ora abbiamo un albero di Natale, ci sono tanti regali, ma non credi che sarebbe stato infinitamente più felice se ci avessero dato qualcosa da mangiare nel ghetto? Voglio dire, ma bisogna per far filosofia per dire queste cose? Se ci arriva un bambino di 9 anni, perché non ci arriviamo noi? Nessun bambino aveva nulla, neppure del pane, non voglio più pregare, non voglio più ascoltare quello che mi dici, perché non è vero niente. Tu mi stai insegnando a dire che non devo dire che è mio padre, perché mi devo vergognare di lui perché è un ebreo, ma verrà un tempo che mi dovrò vergognare di te perché sei una tedesca. Allora, la vita è un'opportunità, non sfruttarla con bugie, senza senso. La vita è un'opportunità, sfruttala bene, non dire che sono gli angeli che dicono che devi fare l'albero di Natale, di che sei tu che gli porti i regali, di perché un giorno sarà deluso della bugia che gli dici, ma io so già la risposta, tutti fanno così, e perché non devo fare anch'io così? Allora, con queste premesse, ho pensato di dirvi 4 cose, neanche farla apposta, ho preso lo spunto dalle ultime 4 domeniche del Vangelo che è stato letto, perché io sono un innamorato del Vangelo, credo che varrebbe la spesa non soltanto leggerlo e conoscerlo, ma anche metterlo in pratica, perché quella è la strada della felicità, non ce ne sono altre. Molti di voi seguono il guru, maestri, tecniche, bravissimi, niente da dire, ma nessuno secondo me è paragonabile a Gesù, nessuno. Perché? Perché il migliore? No, ma perché va sempre all'essenziale, mentre tutti gli altri, Don Sergio incluso, girano attorno, l'essenziale è il tuo parlare sia sì, sì, no, no, punto, chiuso, non si discute, ma no, il tuo parlare, se non ce la fai, mia colpa, mia massima colpa. Quindi è semplice. Chi è che ci dice che è tutto complicato? Descartes, Cartesio, dubito ergo sum, ma quello era Cartesio.
Come dubito? Ma se Aristotele 350 anni prima di Gesù dice la filosofia nasce dalla meraviglia. Ma mi guardo attorno e sono sopraffatto dalla meraviglia. Perché seguiamo Cartesio dubito ergo sum? Sì, ha detto anche penso, dunque sono. Non certo Osho non ci ha detto che la mente mente? Pensate soltanto, noi siamo fatti di mente, di corpo e di anima, di corpo, di mente e di anima. Ora, perché i miei genitori si sono preoccupati del mio corpo? Io non ricordo mai che si siano preoccupati della mia mente, mai. Non gli sto facendo nessuna colpa. Che cosa c'è? Che cosa vuol dire preoccuparsi del corpo? Che cosa vuol dire preoccuparsi della mente e poi dell'anima? Allora, se avevo mal di pancia e piangevo di notte, mia mamma si alzava. Ma il giorno di Natale, come racconto sempre, io stavo litigando con mio fratello maggiore. Lei mi prende, sa che devo andare in seminario, e mi dice, Sergio, non bisogna litigare il giorno di Natale. E poi tu che devi andare in seminario. I sensi di colpa sono quelli che uccidono la mente. Comincia lei. Giacomo è più grande di me, ha 2 anni e mezzo più di me, parla con lui, non parlare con me. Monta, perché ormai sono in suo potere, la mia mente è in suo potere. E mi dice, e poi uno che deve, il giorno di Natale bisogna fare la pace con tutti. E io la guardo e le dico, mamma sei tu che sono 3 anni che non parli con la zia. Bam! Si è preoccupata che il suo schiaffo non mi ha rotto un dente, ma la sera non mi ha chiesto scusa. Non si è preoccupata della mia mente. Mi volete dire io alla sera che cosa ho cominciato a pensare? Non mi ama. Ho detto una bugia, ho detto la verità. Ma non capiva mia madre, che peraltro avrebbe dato la vita per me, ma la vita fisica sulla mia mente non era interessata a scendere a patti alla sera accarezzandomi, Sergio scusami, hai ragione, forse noi adulti pensiamo che i bambini fanno più in fretta a fare la pace, ma per me è molto difficile. Ma non capite che io avevo bisogno di quel balsamo? Sto facendo una colpa loro, no? Vi sto raccontando che non siamo assolutamente interessati alla mente. E potrei, e potreste, fare una serie infinita quando parlate di Satana, che nella Bibbia è un angelo e che quindi invece lo abbiamo caricato di apparizioni che non hanno senso, perché sono tutte soggettive. E io per far paura gli racconto, racconta, cosa racconti di, ho letto che è successo questo, ci credo, ma guarda che è soggettivo. Quante cose soggettive le abbiamo fatte passare per oggettive e abbiamo ammazzato l'anima dei nostri bambini. Il terribile è che lo facevano con le migliori intenzioni, perché se avessimo capito che erano cattivi prendevamo le distanze. Invece ti facevano credere che erano buoni e dal loro punto di vista lo facevano sicuramente con bontà. Siete disposti a questa rivoluzione copernicana? Siete disposti da questo momento a trattare i piccoli e gli anziani, i belli e i brutti, i grassi e i magri, gli uomini e le donne, gli italiani e gli stranieri, salvaguardando la loro mente? Siete disposti? Capisci? Voi dite, io se sento uno per la strada che cade, subito mi preoccupo, lo aiuto, sempre il corpo, sempre il corpo. Se i nostri bambini prima dei 10 anni sanno 200.000 volte la parola C, maledetta, mi volete dire come fanno a rispettare la sessualità? Me lo volete dire? Ma che cosa ci ha fatto di male la sessualità? Siamo nati dalla sessualità, aneliamo alla sessualità, abbiamo fatto dei figli con la sessualità. Ma la mente mente. Ma non è un'accusa a voi, la vita è un'opportunità, ma perché la infanghi questa sessualità? Ma che cosa ti ha fatto di male?
La vita è un'opportunità, la libertà è un'opportunità, ma perché la fai nel fumare di nascosto, nel bere di nascosto, nel parlare di nascosto? Vedi che ti sto dicendo che questa vita dipende da noi. E capite che potrei continuare perché ho il dono della parola, perché ho il dono di leggere, in continuazione potrei portare gli esempi, non vi sto vantando, vi sto dicendo non uscite da questa stanza, se ho detto stupidaggine buttatemi le pietre, lapidatemi, ma se ho detto qualcosa di vero è una chiave per essere felici. Ecco perché i figli quando i genitori sono anziani rendono la pariglia. Forse bisognerebbe azzerare tutto e dire dai ricominciamo da capo. E invece tutti abbiamo regresso qualche cosa e alla prima occasione. Ma tutto sta perché non ci interessiamo della mente. Se sapessimo, come dicono i cinesi, che la mente del bambino in particolare è come un pezzo di carta bianco, tutti ci scrivono sopra. Il giorno che battendo il dito ho detto Cristo, ho rovinato la visione di Gesù nella testa del mio bambino. E se ho detto che Dio è bastardo, ho distrutto tutto. Ti può scappare, a me non è mai scappato, ma non voglio mettermi sopra. Poi gli chiedi in ginocchio perdono e metti 100 euro per le adozioni a distanza, allora forse quella bestemmia salva la mente. Invece, cosa vuoi che sia? La vita è un'opportunità, vogliamo sfruttarla? La vita è un sogno, vogliamo realizzarlo? Qual è il sogno di Madre Teresa e ci ha messo tutto? Qual è il sogno di Gesù e ci ha dato la vita? Qual è il sogno di Gandhi e anche lui per questo è morto? Qual è, volete che il sogno che gli uomini abbiano integra il corpo, la mente e l'anima? E che cos'è l'anima? L'anima è la tua coscienza, salvate la coscienza dei vostri figli, dite, l'importante è che tu credi in qualche cosa, non lo so in che cosa devi credere, ma devi credere in qualche cosa, non credere nei soldi, no mamma, sono importanti i soldi, ok, ti rispetto, ma devi domandarti, perché dice che sono importanti i soldi? Perché la televisione o perché vedi che in casa l'unico vero problema è quando mancano i soldi, quindi Dio sono i soldi. Allora, c'è qualcosa che non funziona. Se per te sono importanti i soldi, mi dispiace per te, però ti rispetto, ma voi gli fate capire che non sono importanti i soldi. Che cos'è importante per voi? I nostri figli lo sanno benissimo, per i miei genitori era la facciata. Che la gente non avesse niente da dire. Questo era il primo valore, il secondo un'onestà di fondo, devo riconoscerlo. Allora, facciamo queste quattro cose, prendiamo lo spunto da quattro brani del Vangelo, letti tre domeniche fa, due domeniche fa, domenica passata e domenica futura, perché credo che ci permette di avere una piccola riflessione. Intanto su questo commento, come vi citavo, vi cito una bella frase che ho scritto: in questa valle di lacrime i santi proclamano l'avvento dell'aurora, la gente del mondo dorme, solo i santi sono desti, la gente del mondo è triste, solo i santi sono felici. Quindi vorrei proclamare l'aurora, non perché mi sento santo, anzi, vorrei essere desto, vorrei in fin dei conti essere felice, perché ho diritto alla felicità. Ma posso pretendere la felicità se mi do da fare per trovare armonia tra corpo, mente e anima. Secondo me ho il dovere della felicità, ma per raggiungere questo devo trovare armonia tra corpo, mente e anima o spirito. Non deve prevalere l'attenzione per il corpo, non deve neanche essere dimenticato il corpo, perché il corpo mi dice delle cose come me le dice, ma deve entrare in armonia con la mente e con l'anima. Quindi se non trovo questa armonia, io non sono colpevole, ma se non c'è armonia, non sono armonico. Quante cose abbiamo a disposizione per cercare il benessere, perché siamo costantemente così arrabbiati?
Perché siamo costantemente così infelici? Che cosa ci ha fatto di male, vi dicevo prima, la vita? Allora io vi propongo questo cammino che mi ha aiutato, ha risolto i problemi? No, perché la soluzione dei problemi non c'è, ma se posso intuirla è soltanto quando c'è armonia tra corpo, mente e anima. Io da parte mia ho già lasciato il corpo, nel senso che do per scontato che sto morendo, quindi sono in armonia con il mio corpo, perché se venisse alt direi, mazzate quanto è arrivato tardi questo alt, sono sicuro. Se mi succederà un tumore e vedrete che mi comporto diversamente, sputatemi pure in uno, che vuol dire che era tutto fantasia. Ma io oggi ve lo posso dire sinceramente, sono staccato dal corpo, quindi è in armonia con la mia mente, perché io so che quando il mio corpo morirà rimarrà la mia mente e la mia anima. Quindi io non posso essere attaccata a questo corpo perché so che morirà. Ha senso che sia attaccato a qualche cosa che devo lasciare? No! Invece mi preoccupo dell'anima e della mente. Perché non ho mai detto volgarità mai una volta in 65 anni? Vi chiedo scusa se parlo di me. Perché? Perché io ho un rispetto così totale per la sessualità che non mi permetterei mai che mi scappi, vaffan. L'attenzione troppo data al corpo disarmonizza, perché lo devi lasciare il corpo. Invece l'armonia con la mente te lo tieni per tutta l'eternità. Perché guardi la pagliuzza che c'è nell'occhio dell'altro e non guardi la trave che c'è nel tuo? Dice Gesù. Perché guardi la pagliuzza che c'è nell'altro e non guardi la trave? Ecco la mente che cosa fa? Ti dice che l'altro è peggio di te, fregato per tutta l'eternità, dove i primi saranno gli ultimi e tutti quelli che hanno giudicato saranno gli ultimi e quelli che hanno detto ma tocca mica a me giudicare, saranno i primi, la mente. Allora, cerchiamo questa armonia. L'unica cosa che non ci interessa è il corpo, non perché non ci interessa, perché il corpo quando è disarmonico bussa, mentre la mente quando bussa molte volte è troppo tardi, perché è subdola la mente, lenta, ingoia, 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 ingoia e poi vomita dopo 10 anni. Allora, ci sono 4 parole chiave, 4 frasi del Vangelo e 4 parole chiave. Prima, 3 domeniche fa, 3 sabati fa, insomma, si leggeva questo Vangelo dove Gesù dice: ma il figlio dell'uomo, quando tornerà sulla terra, troverà ancora fede? Ma lo troverà ancora fede? E io credo che tutti saranno saltati su dicendo, perché sono mio marito non crede, mio suocero poi per carità, il vicino di casa è musulmano, figurati. Ah, vogliamo fare un po' di chiarezza? Perché Gesù dice così? Perché si è girato attorno 2000 anni fa e ha visto che c'erano un mucchio di credenze, ma non c'era fede. Che differenza c'è tra credenze e fede? Credenze sono dei gesti religiosi che mi parano le spalle, che una volta messi io mi attendo una ricompensa. Sono andato a Santiago de Compostela, ho fatto il cammino, adesso il Signore, questa è una credenza. Le credenze sono vacue, vuote. Ecco che quindi io vi do un'indicazione. Quante credenze avete? Sapete che è terribile che nel 2010 aumentano le credenze, guardate quanti santi nuovi ci sono. In Italia c'è la via Francigena adesso, mica soltanto il Camino, c'è la via Romea, scommettiamo che ne inventeranno un'altra? Sono cose buone, ottime, ma sono amorfe, non portano bene, portano quel bene immediato, ho fatto ginnastica, ho avuto più tempo per meditare, ho parlato con persone, tutte cose ottime, ma di fronte alle catastrofi della vita aumentano la fiducia in Dio? Ecco allora la prima riflessione, fede o credenze? È chiaro, chi avete davanti a voi ha avuto la fortuna, la considero una grande grazia quella di
lavorare da 30 anni in ospedale, perché ho toccato con mano che tutti hanno credenze sui comodini. Perché? Perché la fede è una cosa difficile. Perché la fede nasce dalla meraviglia. Questo mondo non è legato al corpo, non è legato alla lunghezza degli anni, è legato all'armonia. Questa è la fede. In questo momento l'armonia viene messa in discussione. Ebbene, è un momento in cui si mostra la fede. Don Sergio, è difficile, ma se vi hanno insegnato altro, nei momenti difficili sarete soli come cani. Ci vuole qualcuno che vi dica, ok, tutto quello che fate va bene, vi fa guadagnare il paradiso, ma non vi fa diventare più armonici, perché è la fede che ci fa diventare più armonici. Se so che mio figlio ha leucemia, posso dire per un giorno, non ditemi niente, voglio stare da solo, questo è comprensibile, piango, dico non reggo signore, è comprensibile, ma reggo su di lui però, questa è la fede. Avessimo un po' di più fede, dice Gesù, se aveste fede come un granello di senape, spostereste le montagne. Io sono un prete di poche credenze, davvero di poche credenze. Mi meraviglio di essermi fatto prete, perché non amo i riti, non amo le cerimonie. Ma forse è stato questo il dono che Dio mi ha permesso di manifestare, che si può celebrare senza riti, senza cerimonie, che si può incentrare tutta un'Eucaristia sul Vangelo, su Gesù, in modo che ne esci non trasformato, ma sapendo che lì è la parola, per esempio, ecco il primo punto, ma quando tornerà Gesù, il figlio dell'uomo, troverà ancora fede? Scommettiamo che quando tornerà troverà più credenze? Le parrocchie non organizzano anche adesso Halloween? Devono essere le parrocchie, non c'è niente di male a organizzare Halloween, ma non tocca a noi. A noi tocca ricordare che i morti sono vivi e che la Chiesa primitiva era convinta che c'era un morto che era vivo e che si chiama Lazzaro. Lazzaro è vivo perché chi crede in Cristo non muore. Mentre la Chiesa primitiva aveva chiaro che c'era un vivo che era un morto. Basta che leggiate il Vangelo di Luca, e questo si chiama chi? Erode. Pensate che quando Erode fa quella famosa fesseria di uccidere Giovanni perché ha promesso a Erodiade, il Vangelo non dice era il compleanno di Erode, e difatti cosa dice il Vangelo? Era l'anniversario di Erode, come se fosse un morto. Il Vangelo è chiaro, ci chiede, l'armonia vera ce l'ha Lazzaro. Sto pensando ai nostri figli, ai nostri vecchi, classe media, noi in fin dei conti lavoriamo finché non ci succede, ma i piccoli e gli anziani normalmente non danno dimostrazione che la fede riempie la vita. È la fede che riempie la vita, non le credenze. Le credenze ti danno l'impressione di riempire la vita, ma sono vuote dentro. Allora ecco la prima riflessione. A casa buttate via qualche credenza. No, Don Sergio, non posso, perché poi Michele Arcangelo si arrabbia. Ma cosa, vedi che è una credenza? Hai visto che è una credenza? Hai paura? Se c'è paura c'è credenza, non c'è fede. Vai un po' a fondo, vedi quante cose non fai perché altrimenti quelle sono credenze, non è fede. Secondo, l'altra domenica dopo invece c'era il Vangelo che io non vedo mai messo in pratica dai cristiani, mi dispiace, mai. Sul tram qualcuno, non ci vado mai sul pullman a Torino, ma quando ci andavo anni fa, se qualcuno mi pestava il piede o io pestavo il piede, sentivo dire scusi, questo si sente, ma io non sento più chiedere perdono. Abbi pietà Signore di me peccatrice, perché la Chiesa è peccatrice, e come faccio ad accorgermi che è peccatrice? Perché sto dalla parte delle vittime, non perché mi giustifico. Allora, due domeniche fa c'era il pubblicano che diceva abbi pietà di me, peccatore. Allora, che cosa è questo battersi il petto? Dire che mi sento niente, che non sono nessuno, che faccio tutto male? No, che sono? Ecco la seconda C, la prima era
credenze, la seconda C, sono una creatura. Non so voi a Modena, ma noi in Piemonte ce l'abbiamo, ma è una creatura, cosa vuoi? È fragile, limitato, pauroso. Ecco il secondo strumento per fare sì che la nostra vita diventi un'opportunità da sfruttare, diventi un sogno da realizzare. Ricordiamoci che siamo creature. I nostri figli non credono di essi, sentono tutti creatori. Abbiamo pompato in loro questo senso di onnipotenza. I nostri anziani, per fortuna ci sono delle eccezioni, sia ben chiaro, si sentono tutti onnipotenti. Io ho lavorato per i figli, mi sono sacrificato adesso. Allora, vogliamo stare al nostro posto? E che cosa vuol dire stare al nostro posto? Ricordarsi che siamo creature. Che cosa vuol dire creature? Che non siamo onnipotenti, che siamo radicalmente impotenti. E non è una battuta, non è una battuta. Nessun Viagra ci potrà aiutare, perché ci può dare una potenza sessuale. Ma vediamo il mondo della potenza sessuale, quanto è più sereno. Magari fosse più sereno col Viagra, magari. Ma poi cambi le donne ad ogni piè spinto, perché tanto sei potente. Allora, abbi pietà di me peccatore, non vuol dire mi umilio davanti a Dio, perché Dio tanto sa chi sei, ma sto al mio posto, sono una creatura. E che cosa vuol dire che Sergio Messina è una creatura? È che è fragile, limitato, condizionato. Ecco la seconda riflessione: sono creatura, non devo avere delle credenze, primo; secondo, sono una creatura; terzo, il Vangelo di domenica. Io sono angosciato perché dopo tanti anni di studio sento che la gente, anche i preti, continuano a dire che Gesù è morto per i nostri peccati, è la vittima sacrificale per l'ira di Dio che è arrabbiata per il peccato originale. Allora io sono andato a cercarmi sul Vangelo quando Gesù dice una frase che riguarda la parola salvezza. Perché? Perché come Gesù ci ha salvato, risposta che tutti voi sapete, col suo sangue. Ok, allora io sono andato a cercarmi dove Gesù parla di salvezza, e neanche a farla apposta, era domenica. Allora, Gesù dice a Zaccheo, salito su quel sicomoro che io ho avuto la fortuna di vedere 19 volte, perché sono andato tante volte in Terra Santa, ok, in quel sicomoro ha detto: Zaccheo, scendi. Naturalmente i cattolici di allora cominciano a mormorare, perché il Vangelo dice tutti mormoravano, erano sicuramente cattolici. Lui va in casa, mangia, e la gente mormora perché è andato da un peccatore. E Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Allora tu dici: cosa ha fatto? Zaccheo è stato istruito da Gesù che adesso Gesù ci salvava perché dava il suo sangue. No, no. Quando dice oggi la salvezza è entrata in questa casa, non dice perché adesso lui sa che io do il sangue e così con questa mia donazione sono tutti salvi. Qual è la risposta? Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché Zaccheo dà metà dei suoi beni ai poveri, e se ha frodato qualcuno gli dà 4 volte tanto. Non chiedetemi a me, perché è chiaro, Don Sergio, dai, io sono obbligato a dirvi che cosa ho fatto io, perché se no tu dici, perché tu l'hai dati. Sì, io questo mese l'altro mese ho fatto 13.000 euro predicando in giro. Questo per dirvi che si può. Poi tu hai figli, anziani, questo è un altro discorso. Io non voglio che tu dia metà dei tuoi beni ai poveri. Io voglio che tu esci dalla chiesa dicendo: adesso so come si salva il mondo. Non voglio che tu mette in pratica, perché mi basta metterlo in pratica, ammesso che l'abbia messo in pratica, ma è importante che io esca e la smetto di dire ai bambini che Gesù ci ha salvato col suo sangue, perché è una frase che non dice niente più. Mentre se io dico: guarda che ce l'ha detto la indicazione chiara, se vuoi salvarti dai metà dei tuoi beni ai poveri, se hai frodato qualcuno gli dai 4 volte tanto. Abbiamo sentito in questi giorni parlare male di Berlusconi per la questione di escort, e quando Profumo ha preso 40 milioni di euro nessuno ha detto niente.
Sapete quanta gente si è suicidata per i bond argentini? Come mai l'Unicredit, che sicuramente ha aumentato i suoi, sulle spalle di chi ha aumentato quei soldi? Che brutta società abbiamo fatto noi, che brutta società abbiamo fatto. Era lì che ci doveva essere, secondo me, il discorso di una chiesa forte. No, 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 non c'è nessuno che si possa meritare di liquidazione una cifra così. Ma se, scusatemi, Vittorio Emanuele II gli ha fatto il funerale cattolico dopo aver sprecato 36 milioni di allora, perché no? Se tu dici non ce la faccio, va benissimo, ma devi dire sono io che non ce la faccio. Qual è la terza parola allora? Conversione, credenze, non credenze. Sì ad essere creature, certo, un no e un sì. Adesso sì alla conversione, quindi saranno tre sì e un no, non alle credenze. Sì a riconoscerci creature, sì a convertirci, non vuol dire fare penitenza, vuol dire cambiare testa, cambiare testa. Se vi dessero un'opportunità, un gratta e vinci, in cui c'è scritto dentro, in questa valle di lacrime, tu devi proclamare l'avvento dell'aurora, la considerereste una fortuna o una disgrazia? Se in un gratta e vinci su cui avete speso 500 euro trovaste scritto il da gente del mondo dorme, tu invece devi stare desta, la considereresti una fortuna o una sfortuna? Su un gratta e vinci da 1000 euro trovi scritto la gente del mondo è triste, tu invece devi essere felice, devi insegnare la felicità. Quanto siamo disposti a investire in queste cose? Se dici che non ce la fai, hai tutti i diritti. Ma sono io che non ce la faccio, non che la mette troppo alta. Allora stiamo arrivando quasi alla conclusione della vita, è un'opportunità, sfruttala per favore. Tanto natura non facit saltus, la natura non fa salti, ogni cosa deve essere metabolizzata, digerita, elaborata, interiorizzata. Gesù dice chi mi vuol seguire prende la sua croce, non dice di prendere la croce, dice sono sicuro, accetta la vita così come cambiala dove puoi cambiarla, accettala dove non puoi cambiarla. Non è possibile, non è possibile che il lutto sia così distruttivo, non è possibile, è tutto possibile umanamente perché siamo poveracci. Ma possibile? Quando stamattina quella signora che ha tentato il suicidio mi diceva perché mi è morto il marito di 72 anni, io lo so che sono fatto male, e gli ho detto ma perché lei dava per scontato che suo marito non moriva mai? Mi ha guardato come se avessi detto una stupidaggine. Ma forse che sul giornale non abbiamo letto in questi giorni che sono morti famiglie intere in macchina? Non ho capito perché non facciamo sto salto? Che se succede, può succedere a me. Sono le credenze che ci dicono, a me non può succedere. E questo è il problema. Allora, se io devo dire sì all'essere creatura, quindi può succedere, io devo dire sì soprattutto all'essere pronta a convertirmi. Perché? E perché se non cambio testa un giorno, chiedono a Gesù, sono morti 18 persone, ah sì, dice lui, lo so, è caduta una torre, ok, e Gesù, secondo te sono più cattivi degli altri questi? E che cosa risponde Gesù? Credete che queste persone fossero più cattive degli altri? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti, il mondo sta perendo, non perché siamo cattivi, ma perché non vogliamo convertirci. Allora, se non vi convertirete, perirete tutti. Per esempio il lutto, non sapete quanto mi sta a cuore, forse qualcuno gliel'ho già detto, perché mi ha colpito leggendo l'autobiografia dell'autore di Peter Pan, di quello che ha scritto Peter Pan, che da bambino ebbe un lutto molto grande, morì un fratello maggiore. Guardate che cosa scrive nella sua autobiografia. Mia sorella mi disse di andare nella stanza di mia madre e di dirle che aveva anche un altro bambino.
Entrai eccitato, ma la stanza era buia e quando udii la porta rinchiudersi e nessun suono provenire dal letto, ebbi paura e rimasi immobile. Credeva di vedere la mamma che l'avrebbe abbracciata, invece trovò tutto spento. Suppongo che stessi respirando affannosamente e forse piangevo, perché dopo un po' di tempo udii una voce sconsolata che mi disse: «Sei tu?». Capì subito che si stava rivolgendo al ragazzo morto. E dissi con vocina derelitta: «No, non è lui, sono soltanto io». Allora udii uno scoppio di pianto e mia madre che si voltava nel letto, e pur essendo buio avvertii che tendeva le braccia nel vuoto. Questo è il cammino che dobbiamo fare di conversione. Però che brutto che siamo così educati a essere il centro dell'universo che non siamo educati a reggere le difficoltà della vita, perché la vita non fa sconti. Le credenze ti dicono che ti farà sconti. Ora voi capite che è importante che qualcuno le dica queste cose, perché altrimenti aumenta la rabbia, il rancore. Cosa ci guadagna la vita dalla rabbia e dal rancore? Sarà anche umano, non lo metto in dubbio, ma io ho bisogno di trovare non disperati, ne troviamo così tanti disperati. Non c'è bisogno di andare a cercare col lanternino i disperati. Ho bisogno che qualcuno che è passato per la valle delle lacrime e che nonostante tutto alza gli occhi perché continua a esserci il sole. Troppo difficile? Se un giorno finirà questo mondo, non prendiamocela, diciamo tutti, non valeva la spesa farlo continuare a vivere questo mondo. No, mi dispiace cari, valeva la spesa. Chi di noi, e non è una battuta moralistica, vi chiedo scusa, chi di noi invece pensa che non vale la spesa è perché si sente l'ombelico del mondo. Sei tu, pensai che stesse rivolgendosi al ragazzo morto. Quanto disastroso deve essere per questo piccolo pensare che non ha più consistenza per la mamma, non ha più consistenza. Invece tutto ha consistenza, anche il lutto, e bisogna saperlo metabolizzare. Difficile, hai ragione, è proprio difficile, ma se non cominci non puoi pretendere che lo facciano gli altri, non puoi pretenderlo che lo facciano gli altri. Povera Chiesa, che ci dice frasi fatte e non ci dice invece: non so risponderti, hai ragione, non so risponderti, so che questo è il terribile quotidiano per 150.000 persone in Italia che ogni anno muoiono di cancro, 150.000 persone. E allora forse dovremmo darci una regolata, perché molti cancri forse dipendono dal bere, dal mangiare, dallo smog, dal fumo. E forse dovremmo darci una regolata perché recuperiamo la fede, non le credenze. Recuperiamo le quotidianità, non il miracolo. È uscito un bellissimo libro su Gesù, davvero bello. È scritto da un papà che non ha fatto battezzare i bambini, si chiama Gilberto Squizzato, lavora in televisione. E ha pensato, adesso che loro hanno 30 anni, di scrivere un libro poderoso, eccolo qua, in cui dice: io non vi ho fatto battezzare perché pensavo che non avrebbe servito, poi vi sareste sentiti cristiani e chiuso. Però adesso che avete 30 anni vi vorrei dire che mi dispiacerebbe che buttaste via Gesù, perché ve lo presentano monco, ve lo presentano fuorviante, ve lo presentano come non era. E c'è un brano, tra gli altri, molto bello, in cui lui dice: i racconti evangelici dei miracoli ci consentono di riconoscere la figura di un Gesù psicoterapeuta che ama a tal punto coloro che vede soffrire, da stabilire con loro un contatto così intenso e sincero da riuscire a mobilitarne le residue risorse vitali che ancora non sono del tutto spente. È quello che vi dicevo prima, io non ci riesco più che dare vestiti o ascoltare, non ce la faccio, colpa certamente mia. Invece Gesù, era questo il miracolo che faceva, non ha mai fatto crescere una gamba se non c'era, non l'ha mai fatto, ha sempre trasformato.
Quindi il miracolo è essenzialmente la trasformazione di qualche cosa che è morto in qualcosa che è vivo. Alza la mano chi di noi oggi non può fare questo miracolo della trasformazione. Odia qualcuno, prima di andare a dormire gli telefona e gli dice: non ti odio, mi dispiace che sia stato così, io non ti odio, forse non riesco ancora a perdonarti. Scommettiamo che quello mette giù il telefono, se magari vi ha chiesto di fare pace, e dice: oggi è venuto un miracolo. Avete visto che cosa vuol dire insistere sui miracoli fisici? Avete visto che cosa è servito? Nel linguaggio del suo tempo, egli penetra con la sua potenza dentro il malato, di cui il male ha preso possesso. Scava nell'inconscio più oscuro dei malati, che lo implorano di intervenire, e gli aiuta a scoprire in quell'oscurità tenebrosa la possibilità di una guarigione. E questo è il miracolo. Anche perché, come dico sempre, pensate che Lazzaro l'abbia risuscitato, gli ha fatto un favore Gesù, mamma mia! Era morto col fiato così, perché molti vogliono così. Ma che favore gli ha fatto Gesù? Andava da Dio, dove si sta da Dio? Dov'è il miracolo? Siamo così attaccati al corpo che pensiamo che stiamo meglio nel corpo piuttosto che nella luce, che è Dio. Avete visto? È il caso di cominciare a cambiare il linguaggio. Vedete che è il caso di cambiare il linguaggio. Detto questo, finché siamo nel corpo, finché abbiamo degli affetti, cerchiamo di stare nel corpo. Questo è un altro discorso. E quando qualcuno ci lascia, soffriamo della sua mancanza. Su questo non ci sono dubbi. Però non ci preoccupa lui, ci preoccupa noi, che dopo tutte le belle parole vorremmo ancora un corpo, mentre lui adesso, lei adesso è nella luce, è nella pienezza. Allora dici: sono creatura, più di un tot non reggo. Finiamo col quarto punto. Allora, il Vangelo di domenica prossima. Voi sapete che c'è un brano nella Bibbia perfido, parla di Sara, Sara vuol dire principessa. Quando Tobia viene a chiederle in sposa per suo figlio, Sara era angosciata perché aveva sposato 7 mariti e la prima notte, trac, morti tutti. Noi diremmo che portava iella. Ora, evidente, è un racconto inventato, il racconto di Tobia, non è una storia vera. Cosa dicono domenica, se andate all'Eucaristia, a Gesù? C'era una donna che aveva sposato un marito, ma poi morì, allora sposò il fratello del marito, perché era questa la regola, si chiama la legge del levirato. Quando saremo di là? Quindi chi fa questa domanda conosce la storia di Sara e gliela ripropone a Gesù dicendo: di là, di chi sarà moglie questa donna? Stupidi, dice Gesù. Di là non si prende né moglie né marito, perché tutti siamo annunciatori di Dio. Di là annunceremo la meraviglia. E poi che Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Allora la quarta riflessione: primo, non credenze, perché altrimenti Gesù quando torna non troverà più fede. Conversione, ma bisogna riconoscere che sono una creatura fragile, che sbaglio, che se mi date la mano io vi passo dei microbi. Dobbiamo accettare che tutte le volte che ci diamo la mano passiamo dei microbi. Anche se mi sono lavato le mani, passo dei microbi. Devo accettare che se mi rilavo troppo ne passi ancora di più. Questa è la condizione della creatura, devo stare attento, devo essere igienicamente il più attento possibile, però questa è la condizione umana, che ogni mia parola ha una risonanza diversa in ciascuno di voi, e per questo vi chiedo scusa, andate al di là delle mie parole e del mio tono, mi assumo tutte le responsabilità dei miei errori, perché capisco che ogni mia parola ha una risonanza differente, sono creatura, voi siete creature. Cosa volete che possa dire che quello che ho detto è perfetto? È quello che mi sembra di credere, su questo ci giocherei la vita. Mi sembra adesso che vi ho detto nient'altro che di quello che credo, ma magari mi sono espresso male, magari il tono ha subissato
l'argomento, ha deformato l'argomento, quindi vi chiedo scusa davvero, perché sono un povero peccatore, non ti piace povero peccatore, perché sono una creatura. E allora certo che ho bisogno di conversione, ma la conversione è una cosa molto semplice, devo dare metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno devo dargli quattro volte tanto, anche se non credo che Gesù ci ha salvato col suo sangue, mi salvo. Invece che crede che Gesù ci ha salvato col suo sangue, ma poi tiene stretto le sue cose, non si salva, sì, si salva, ma fa una vita d'inferno qui, certo che non va all'inferno di là, ma fa una vita d'inferno qui. E allora quarto punto, bisogna che una volta per tutti, insisto tanto, l'ho già ripetuto, dobbiamo sapere che noi apparteniamo al Dio dei vivi, non dei morti. Quindi i nostri morti sono più vivi che mai. Noi che siamo vivi siamo un po' morti perché abbiamo ancora il corpo che morirà. Invece di là non morirà più niente. Come si chiama questa l'altra C? Credenze, creatura, conversione, consapevolezza. Allora ci leghiamo anche idealmente al buddismo, all'Oriente, a questa loro capacità che hanno di chiamare le cose col loro nome. Noi dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza, consapevolezza delle tre parole prima, consapevolezza che tutto quello che dico di Dio è antropomorfico. Cosa vuol dire? Se i cavalli, diceva già Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che muore nel 1787, vescovo di Sant'Agata dei Goti, diceva, se i cavalli sapessero di andare in paradiso, che cosa penserebbero? Che ci sono biada, che ci sono stalle pulite, perché i cavalli ragionano da cavalli. Gli umani ragionano da umani, quindi la consapevolezza è fondamentale perché ci aiuta a comprendere che io di Dio non so niente. Non è un uomo, è Dio. Ma già Tommaso d'Aquino, che per altri versi si dimentica di quello che ha detto in questa occasione, mentre quello che dice in questa occasione mi sembra sufficientemente bello e proponibile, noi di Dio possiamo parlare soltanto per analogia. Guardate che non lo dico io, lo dice Gesù, non chiamate nessuno padre, perché l'unico padre è Dio. Allora, io non posso dire come mio papà mi sta vicino, così Dio mi sta, ecco l'analogia, perché il modo di essere padre di Dio è tutto diverso dai nostri padri. Luca 6,36, Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. I nostri padri non sono benevoli, sono benevoli verso gli ingrati e i malvagi con malevolezza, anche stavolta cedo, ma la prossima! Qui c'è scritto giocondo! Hai visto che l'unico vero padre è Dio. Che vuol dire? Come ama Dio, facendo sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Allora, qual è la parola per analogia più chiara che ci fa capire chi è Dio? Perché devo trovare una parola analogica che, quando la penso, mi faccia intuire davvero chi è Dio. La parola padre no, per Gesù chiaramente, quando la usava in contrapposizione ai farisei, per cui quando l'ha detta Gesù era veramente un cambiamento di paradigma. Oggi invece, se pensiamo che Dio sia come nostro padre, pensiamo che se lo stufiamo, alla fine lui cede. Ma Dio non può cedere, perché in Dio non c'è nessun cambiamento, è Dio.
non può cambiare Dio, è il nostro linguaggio. Un giorno Gesù dirà: non moltiplicate le parole come fanno i pagani che credono di essere ascoltati a forza di dire parole. Dio sa prima che voi glielo domandiate ciò di cui avete bisogno. E se mi citate, chiedete, vi sarà dato, bussate e troverete, capitolo 11 di Luca, io vi cito, che Gesù dice: chiedete, vi sarà dato, bussate e troverete, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vi darà lo Spirito Santo. Quindi ci ha promesso lo Spirito per capire il senso delle cose. Avete avuto un lutto distruttivo, invocate il Padre e vi darà la capacità di comprendere. Avete capito? L'ha detto Gesù, 11° capitolo di Luca. Allora, per arrivare alla conclusione, qual è il termine più adatto per analogia? È il termine luce. Quando pensate a Dio, pensate alla luce. Pensate che ci illumina. Dio è luce, che fa sempre luce, eccetto che se tu ti chiudi gli occhi. Se tu chiudi gli occhi, la luce si offende, no? Se tu ti metti la benda, la luce si offende, no? Appena togli la benda, immediatamente la luce ti circonda. Questo ci può far capire chi è Dio. Non si sostituisce a noi la luce, ma con la luce, mamma mia, come si vede bene. Allora perché noi ci chiudiamo gli occhi? Perché siamo creature, perché siamo fragili, perché siamo limitati, perché siamo stati educati nella paura. Ok, la luce non ci dice niente. Allora c'è qualche cosa che non dipende dai miei umori, che non dipende dalle mie credenze, che non dipende dal mio mal di pancia, che non dipende dalla mia fortuna. Una cosa che c'è sempre è la luce, tra l'altro completamente gratis. Completamente gratis. Quindi io, quando penso a Dio, devo pensare che Lui è come la luce a disposizione, sempre viva, senza presente. Se io chiudo gli occhi, la luce continua, solo che se vado a sbattere, il problema è che sono io che voglio chiudere gli occhi. Ecco allora che potete d'ora in avanti non parlare più con i vostri figli se non di luce. E soltanto che per parlare di luce dovete essere convinti voi per primi. Siete convinti voi per primi che in questo mondo c'è sufficiente luce per anche chi chiude gli occhi, per poter trovare o ritrovare la luce. Avete la certezza che questa luce non ci abbandona. Capite? Per fare tutto questo, concludo, bisogna che recuperiamo una virtù teologale che abbiamo dimenticato. Qual è la virtù teologale che abbiamo dimenticato? La speranza. Perché la fede è diventata credenza, adesso lo capite. La carità è diventata elemosina. La speranza non puoi barare con la speranza, perché non puoi farla diventare ottimismo. Perché se la fai diventare ottimismo rimandi i problemi, ma prima o poi vengono. L'alternativa alla speranza che cos'è? La disperazione. Compito a casa. Vi sembra che il nostro mondo sta vivendo un periodo di disperazione? Forse perché ha le credenze, sa bene che è creatura, vuole convertirsi, vuole maggiore consapevolezza, non per nulla frequenta tanti corsi spirituali. E sì, però alla fin fine non vuole fare il salto della speranza. Teilhard de Chardin ha lasciato scritto: il mondo sarà di chi saprà dargli la più grande speranza. Vorrei che questa fosse una frase che voi ricordiate: il mondo sarà di chi saprà dargli la più grande speranza. Nel maggio del 1941, lavorando in una casa distrutta, uno dei prigionieri trovò un crocifisso. La SS Storck lo prese e chiamò un sacerdote che era nei campi di concentramento dal nome impronunciabile, perché era un polacco, non è Massimiliano Kolbe. Che cos'è questo? Chiese il sacerdote. Il padre rimase in silenzio, ma la guardia insistette finché non rispose: è il Cristo sulla croce.
Allora Storculo, non lo sai tu stupido che per questo ebreo è grazie a lui, agli stupidi ideali che predicava e dei quali tu ti sei innamorato che sei qui in questo canto? Ma non capisci? Un ebreo e sarà sempre un ebreo, come puoi credere in un nemico simile? Il padre rimase in silenzio. Allora Storco disse, tu sai che se calpesterai questo ebreo e gettò il crocifisso nella sabbia, verrai trasferito a fare un lavoro migliore. Quando il prete rifiutò di farlo, l'uomo dell'SS e il capo lo gettarono un paio di volte sul crocifisso, poi lo picchiarono così brutalmente che dopo poco tempo morì. Morì pieno di speranza, erano i due i disperati. Dobbiamo decidere, c'è un altro piccolo esempio che ci può aiutare. Un giorno un gruppo di prigionieri nudi stavano in fila davanti alla camera a gas pronti ad entrarci. Non si sa come, uno degli ufficiali dell'SS di servizio venne a sapere che una delle prigioniere era stata una ballerina. Le ordinò di danzare per lui, lei obbedì. E danzando gli si avvicinò, gli prese il fucile e gli sparò, uccidendolo. Anche lei fu immediatamente uccisa. Bethlen, che scrive questo episodio, dice: non può darsi che, nonostante la scena terribile sulla quale danzava, la danza abbia di nuovo fatto di lei una persona, l'ha fatta speranzosa, che poteva eliminare il male, magari uccidendo, che poteva fare la sua parte. Perché vedete, io non so che cosa è giusto fare. So che non posso essere disperato. Poi ciascuno troverà strade diverse, quel padre l'accettazione di tutta quella cattiveria, lei invece il voler dimostrare che non ci stava, che faceva la sua parte fino alla fine, uccidendo, forse non era giusto, ma forse era giusto, perché doveva dire che non era d'accordo con quel comportamento. Quando le fu ordinato di danzare, di esplicare quella che un tempo era stata la sua vocazione liberamente accettata, ella si differenziò dagli altri, ridivenne un individuo, non era più un numero, una prigioniera senza nome e senza personalità, ma la ballerina di un tempo. Questa donna che non conosciamo è diventata una ballerina, questo padre Niewieblewski, se si pronuncia così, ha scelto più la strada di Cristo, ma insomma era pieno di speranza. Io vi auguro proprio questo. Che nella vita tutte le cose che possono succedere vi facciano piangere, vi facciano farvi domande, ma mi facciano trovare una risposta. Siamo immersi nella luce e questa luce non ci lascerà mai. Grazie.